Buonasera a tutti. Allora, video da competente. Ho visto lamentele sugli arbitraggi, l'arbitraggio, l'arbitro, il Napoli ha perso per colpa dell'arbitro, che vergogna, il Varotto, il campionato è già deciso, via da questa nazione, la Juve è più forte dell'Inter, il Napoli defraudato. Ma se ci sono tutte queste combin, come giustamente voi affermate, ma perché lo guardate ancora il calcio? Voi pensate che si possa risolvere il problema arbitrale mettendo la tecnologia? Allora voi non avete ancora capito un cazzo. Ed è per questo che io dico sempre che mettendo il VAR hanno creato ancora più problemi. Perché mentre prima sbagliava uno, adesso sbagliano in cinque. E ti lamenti lo stesso. Allora, mi rivolgo ai tifosi del Napoli. Vi prenderò per culo perché com'è giusto che sia, insomma. Purtroppo l'avete voluta voi la guerra, siete andati a ficcare il naso in casa d'altri che sono più competenti di voi. Io non è che sto su YouTube come sta Neschio, come sta Mastrangelo, come sta Tommy il milanista, come sta il benzinero, come sta Dr. You, che non hanno un minimo di competenza calcistica, non avendo mai calcato un campo in vita loro, fanno solo video per percularvi, per fare lo spettacolino, lo show. Lo spettacolino, lo show, io l'ho inventato 7-8 anni fa. Quelle mezze cazzate là, poi le live reaction le avevo già inventate io, ma io facevo le vere live reaction, le mettevo a casa, le facevo, gli butto le 30 minuti, tutto come se facevo, mo fanno un montaggio, premontaggio, un dub, per fregarsi una regata, è come i babbini da cliccare. Vabbè, comunque, al di là di quello, competenza calcistica pari allo zero. Sotto zitto, non per niente, io sono un uomo di cultura, quelli non so chi fa il giardiniere, chi fa il tubista, chi lavora sulle navi, insomma. Ma non è che sto discriminando quei lavori, è che proprio non ce la fate ad arrivare al discorso che voglio dire io. Perché non essendo stati nel mondo calcistico, per voi il calcio è tutto truccato. Non avete capito mai niente, non avete capito niente che i favori. Prima ce l'hai a favore e poi ce l'hai con. Noi abbiamo con l'Atalanta, visto che vi lamentate che lì. Per me, ma che io, voi vedete che siccome vengo dal mondo arbitrale, a Bergamo con l'Atalanta, noi siamo stati defraudati di un gol irregolare perché Lookman spostò Di Marco, secondo me, in maniera leggera là. Gli interisti gridarono al complotto. Sì, come gli interisti che dicono la mia stessa squadra, quello è un fallo nettissimo! Invece io, avendo arbitrato e giocato a calcio anche, avevo detto, ma perché Di Marco, grandissimo coglione, non l'hai spazzato in curva con la curva, con la palla, quando vedi che Lookman ti stava addosso? Niente, vanno sempre a trovare l'errore arbitrale. Ieri, fallo presunto di Lautaro Martinez sull'Obota, a parte fanno vedere un fotogramma che l'abbraccia là, ma prima tu l'abbraccia di Lautaro Martinez, Lautaro Martinez ha una netta di merda di un app, ce leva la palla, ce le, guardalo bene, tocca prima la palla col piede, l'Obota che non la pote pigliare più quella palla, quando non la pote pigliare più, Lautaro Martinez frana su quella anche per proteggere la caduta, che sbatte di Mussende. Ma la palla l'ha persa il Stanislav Lobotka, capì? Non era in suo possesso la palla, non ce l'aveva la palla, l'ha persa la palla. Seconda cosa, passano 1, 2, 3, 4, la palla c'è a Turam, no, Barella a Turam, 5, 6, 7, 8, no, anche non abbiamo fatto un gol, 10, 11, 12, 13, si manca la palla da Di Marco e poi da Focro, 14esimo secondo, quando un Napoli tutto è tornato, tutti schierati in difesa, non c'è nessuna possibilità di fare un contropiede, cross di chi è? Di Marco? Cross di Marco, Dumfries al 17esimo secondo colpisce di testa, Barella finge al 18esimo secondo, sono passato, e praticamente è passato un minuto, è passato un minuto. Al 18esimo secondo Barella lascia la palla a Çalhanoğlu che con una bordata fulmina Meret, incolpevole una circostanza. Allora se vogliamo guardare un pallone come guardate voi, ogni 10 secondi c'è un contrasto a centrocampo. Non conte come Milan Lecce che è piccoli da 3 secondi. Step on foot, se va qui e non l'avesse manca annullato qui. Non l'avesse manca annullato. Che schiaccia il piede di ciao, credo di andare.
si rialza, tiene in due minuti, ma non conto quando passano 30 secondi, ma cosa vuoi tornare indietro? Stiuca nel bambolo, stiuca, questo è calcio, non è basket! Ecco perché sei un emerito coglione, indipendentemente dalla squadra che ti potrebbe essere, anche con gli interisti me la prendo, come Di Marco, quell'altro coglione, quanto tempo ha avuto Di Marco per spazzare il pallone? Ricordate? Quanto tempo ha avuto per spazzare la palla? Quel pingone si fece fregare la palla da Lucco, ma ne ci prendemmo il gol. Ma io mica me la sono presa quella! No! Con Di Marco me la sono presa! Voi invece la doveste con quel pingone di Lobotka, perché si è fatto fregare la palla stando avanti all'Autaro Martino, perché l'Autaro Martino non vedendo un fotogramma quando la pra tocca prima la palla cupita e l'ha persa la palla Lobo. Quando poi vede che non poteva fare niente, Lobo se me ne andere, l'Autaro Martino giustamente si abbraccia così, cadendo. Ma non è che ha fatto un fallo abbracciandosi e la palla era ancora a disposizione di Lobo. Già l'ha persa la palla! Quindi, una cazzuta. Gol regolarissimo. Regolarissimo. Si annullavano quel gol. Tra l'altro, sotto stretto contatto, sotto stretta osservazione dell'arbitro, che stava a due passi. Quindi il VAR in quel caso non interviene. Le volete imparare le regole? O come cazzo ve lo dobbiamo dire? Che non capite un cazzo! Quando l'arbitro sta là, il VAR non può intervenire! Perché lui l'ha visto a 200 che cazzo deve vedere quello da sopra? Altra coglionata. Il rigore di su quell'altro coglione là. Quell'altro coglione. Quello si allonga a pal. Si allonga a pal. A Cerbus fiore, poco poco si paga la pelle, fece un ruzzolone quello, assumeli che l'hanno sparata, che tra l'altro si sbaglia il controllo, perché quello ha sbagliato il controllo. Avete visto? La palla gli arriva di faccia, secondo che il pallone non capita niente. La palla fa un saltino praticamente che mette leggermente in confusione De Vrij, perché Osimhen ha voluto questo papa, c'è zumba da papa, se non si può manchese, ha fatto un mezzo dribbling là, poi io di Nadrig non sapendo più come fare, perché quello non si può trattare, se ne... Ci ha messo un po' cupita la cerba, ha strusciato un po', anche quello, stretto, come cazzo fai a capire l'intensità di quel toro? Tra l'altro la palla va al tuo grande fenomeno che va a scheglia tu cazzo là, che fece l'unico che ti rimborda, e Sommer ci mette in quindi quando a cazzo di vantaggio fu, un vantaggio l'hai avuto, un vantaggio l'hai avuto, l'hai avuto un vantaggio. Kvarapenga a terzo. Sommer a parere, ah va, non è che torna a rete e ti cu calcio di rigore, tra l'altro, e vedete, poi indosso c'è scritto che se ti danno un rigore, un foglio, un rigore, con quelli cessi che viene dalla squadra, là, che le sbaglie l'anno scorso che magnan, le sbaglie l'anno scorso che Politone è qui, si convinto che fu un rigore, tu, un sbagliavo un rigore, quindi sono tutte supposizioni. L'Inter segna il 2-0 con una grande azione, tra l'altro questa stronzata che l'Inter segna solo di contropiede, non è vero, perché il primo gol ve l'ha ficcato in gola a squadra schierata, stavate 11 in difesa e l'Inter 6, fa il gol in contropiede col Min e l'Inter 6, con la Juventus saltiamo 3 uomini e l'Inter 6, l'Inter segna da tutti i maneri, ma la vita lo attacca questo fa, mo sapete quando so credi che so credi, ma quando ci date fenna la squadra mia me ne sbattono cazzo. Quindi o facete l'onesto o dicete stronzo. L'Inter segna perché è più forte, crea 10 palle gol a partita, potenziale, ci sono i rigori perché arriva in area di rigore, si fanno falciare se ci sono i rigori, caro vessicchio, quell'altro coglione là, che la vuoi smettere di fare quei video del cazzo e fai l'uomo di 52 anni a sparare puttana dalla mattina alla sera in quel cesso di stanza, ammetti quando l'avversario è più forte. Sempre ste stronzate! Il VAR, Marò, cosa deve fare il VAR? Marò, cosa deve fare? Ammetti quando l'avversario è più forte! Quando la Juventus sarà più forte? Noi dicevamo la Juventus sarà più forte! Bah! Dai, ci vuole capire! Sempre sti complotti! Oh, guardate più! Il calcio non fa per voi! Cambiate sport! Se è tutto truccato, non lo guardare! Non lo guardare! Pagliaccio! E quando perdi sei pregato di stare zitto! A inventare i complotti e gli abiti, tutto falso! Non hai una prova di quello che dici! Sono tutte cazzate! State zitto! Un fallo là, non funziona tu, quella là, sono passato 20 secondi, 20 secondi, quando abbiamo segnato, che si 20 secondi, tu puoi piazzare in difesa, dobbiamo recuperare di pallone, stavate tutti piazzati, e tu sei peggio tu stesso!
perché c'è la notte, la botta e ta fulminare, e voglio tu, ma prima il falvi, non sti ucana o biliardè alle bambole! È calcio, è uno sport di contatto! Lo capisci o no? Quindi vessi, poculato favozzon, neschio, complimenti al Na! Vergognati! Complimenti al Napoli, una minchia! L'hanno fatto loro i complimenti quando l'Inter vince! Mai! E io a quelli complimenti non li farò mai! Complimenti al Napoli! Complimenti al Napoli! Fatto io che sono alle capo di Napoli tu! Quel mezzo uomo là! Che schifo! Ma guarda, poi dici che ne... perché te ne vede il 2026? Per questo! Basta leggere i commenti sotto i video di queste presunte merde per vedere che ignoranza calcistica c'è! Ognuno tira l'acqua al proprio mulino! È una merda! Uno schifo sto calcio! E io in questo calcio non mi ritrovo! Basta! È uno schifo! È uno schifo! Capito? Ecco perché lascerò! Lascerò perché mi è venuto il volta stomaco! Tutti sti complotti, intrighi, zanga, guerra, a me non me ne fregni! Ma voglio vedere la partita! Per me è un 90esimo, la partita è finita! Tutto, tutto così, ma tu invece stai ancora a parlare, sono 3-1 che va, e io ti smondo tutte le tue teorie del cazzo, te le smondo! Dove siete, nesti là, siete una massa di incapaci, raccontate fuffa e mettete alla gente idee strane in te, siete il marcio di YouTube, siete il cancro di YouTube, capito? Dovete sparire! La verità viene detta in modo alla palissia chiara, semplice, esplicita! Il fallo di Lobo sono passato 20 secondi, che falle qui, e fatto mezzo di rimporta la traversa di Polita, che traversa, Sommer stava già camminando là, quale traversa, dice traversa a portiere batte, quale traversa, e fatto un tiro e mezzo e fatto tre, stavi con la lingua a te, o posso pigliarti le clintere, pigliatele che te laure e richiamati a Garcia e Mazzar, voi faccio sprofonda o settimo po, il grande Mazzar d'Agri, fallisci con Mazzar, fallirai e fallirai ancora per A, ti nati il cr. Questo è un discorso mio, se le capite è bu, e se no batti in affangulo.